grandi maccheroni come una volta, l'antica. Nonna Peppina, questo di maccheroni, quindi con il buco. Con il buco. I maccheroni come una volta. Sì, all'antica, tradizionale. Fatti a mano, col giunco, col buco. Riprendiamo l'impasto dopo che ha riposato una mezz'oretta e si fanno tutti i pezzetti, tutti uguali, sembrano uguali ma non lo sono perché facendoli a mano non vengono mai due pezzi uguali. Ecco, in diretta ripercorriamo un po' gli ingredienti che occorrono per i maccheroni. Intanto amici, fateci sapere da dove siete collegati anche. Siamo collegati da San Piero Patti. Ecco, voi, noi siamo a San Piero Patti, uno dei comuni del circuito Bella Sicilia, fateci sapere da dove ci state seguendo voi. E nonna Peppina ci spiega come si fanno i maccheroni. Partiamo dagli ingredienti, quindi. Allora, un chilo di farina, un po' di sale, olio, e 4 uova, anche 3 se ne possono, a metà piacere, 4 o 3, anche senza uova se si vuole, chi non li può mangiare. Si impastano con l'acqua, si lavora sta pasta, si fa dei striscetti, e si mette a riposare. Dopo mezz'oretta si fanno i pezzetti così e si stirano col giunco. Si fanno asciugare un pochino e poi si mettono a bollire. In pentola col sugo, si condiscono con lo sugo di maiale, che è caratteristico della festa di Carnevale. Ma si possono fare in ogni modo, anche con l'olio, con la salsa semplice. Logicamente il Carnevale ci porta a mangiare le cose grasse, quindi la carne di maiale, la salsiccia, sugo che tra poco vedremo. Restate in nostra compagnia. L'ho preparato stamattina perché il sugo prevede un po' di lavorazione più lunga, una cottura un po' più lunga, circa un paio d'ore, 3 ore, e poi nel frattempo si preparano questi caratteristici. E i maccheroni fatti. Finito. Già i maccheroni sono pronti per la pentola. Adesso li andiamo a mettere sul tavolo ad asciugare. Allora, facciamo vedere il giunco che abbiamo utilizzato. Sì, questo è il giunco. Io lo tengo a fascette dentro e questa è la bacchettina. E non è Carnevale qui a San Piero Patti senza maccheroni? Non è Carnevale se non ci sono i maccheroni. Quindi una tradizione che si ripete anno dopo anno. Esatto. Ma i maccheroni vengono preparati anche poi in altre occasioni? Sì, per le feste, per i compleanni, a piacere. I maccheroni anche per i matrimoni, per le occasioni importanti, matrimoni, battesimi, quando si festeggiava in casa. E quindi si preparavano queste pietanze tradizionali. È una pasta particolare. Maria Grazia ci saluta da Parma, dice bellissima tradizione, lei prepara anche i ravioli con ricotta. Questi sono i piatti della tradizione qui in Sicilia, i maccheroni lei li prepara ancora come una volta, è iniziato da piccola veramente. Sì, a 10 anni. A 10 anni i primi maccheroni. Ho fatto i primi maccheroni, gnocchette, maccheroni, allora, pane. Sappiamo che nonna Peppina sa preparare tante specialità, ma intanto sentiamo il profumo di questo profumo sugo. Invitante. Andiamo a vedere allora cosa vuole allora, in pentola, nonna avviciniamoci Peppina. Avviciniamoci ai fornelli. Ciao Graziella dalla Francia, ecco, fateci sapere da dove ci state guardando. Qua abbiamo pronto il sugo, qua la pentola per scaldare i maccheroni, sugo con la salsiccia, la carne di maiale. Quindi come si prepara questo sugo? Semplicissimo. Semplicissimo, si soffrigge la carne con un po' di cipolla tritata e si soffrigge, poi si sfuma col vino e si mette la salsa. Si mette la salsa e si fa cuocere a fuoco lento per 2-3 ore. Ed è uno dei piatti più buoni. Se riposa un pochino il sugo viene più gustoso. Quindi si inizia a preparare i maccheroni con il sugo già tantissime ore prima. Ah, un paio d'ore prima, sì. Quanti maccheroni hai preparato oggi? 4 chili. Fantastici. E tra poco vedremo tanti maccheroni che sono pronti nell'altra stanza perché
bisogna lasciarli asciugare un po'. Anche l'impasto bisogna lasciarlo riposare un po'. Sì, un pochino, deve riposare almeno mezz'oretta, che poi la pasta stira meglio. No, noi abbiamo fatto un video per Bella Sicilia Onda TV, quindi vedremo poi tutte le fasi di preparazione. Assolutamente. Siamo partiti con la farina e poi le uova. Farina, uova, acqua, un po' di sale, un cucchiaio d'olio. Ma perché continua a fare maccheroni a mano? Ecco, che differenza c'è? Perché più la pasta fatta a mano ha un altro sapore, è particolare. Altrimenti uno prende la pasta. I maccheroni fatti a mano hanno tutto, è come il pane fatto a mano. Il pane fatto a mano è particolare dal pastorcicci. È la lavorazione a mano. Quindi è tutta un'altra cosa. Tutta un'altra cosa, sia biscotte, pane, maccheroni, fatti a mano è tutta un'altra cosa. E i sapori sono unici. Unici, sì, sì. Guarda, il sapore si differisce subito. Uno che ha il gusto. Allora è bello continuare quest'arte, questa tradizione, quindi diciamo speriamo ai giovani... speriamo che continua questa tradizione per questi ragazzi d'ora, perché è una cosa bella. Allora salutiamo anche Luca che ci saluta dall'Australia. Allora noi abbiamo già quei maccheroni pronti, ora li facciamo asciugare e andiamo a portarli anche poi sul tavolo, che ci aspettano tantissime persone. Perché questi saranno dei maccheroni che saranno gustati da tantissime persone che vengono qui in casa della nonna Peppina, che sappiamo sono tantissimi nipoti che non aspettano altro che gustare i piatti che arrivano i maccheroni a tavola. Allora, andiamo. Le sorprese continuano, guardate. Qui c'è il camminetto acceso, il cammino acceso, l'atmosfera. Buonasera a tutti. Buonasera. E qui abbiamo anche il sindaco e l'assessore. Allora, qui a assessore, qui a San Piero Patti, i maccheroni non possono mancare. Non possono mancare, sono qualsiasi festa, si fanno subito i maccheroni. Sono proprio il piatto tradizionale. Allora, vengono sistemati, quindi qui sul tavolo per essere poi gustati più tardi? Certo, devono asciugare un pochino, la pasta si deve un pochino asciugare, più asciutto meglio è. E poi verranno buttati in pentola. Sindaco, le tradizioni, i sapori di una volta, quanto è importante mantenere sempre tutto ciò? È importantissimo anche per le nuove generazioni, è un trapasso di nozioni che va da nonna alla mamma e poi alla nipote, e noi andiamo avanti così cercando di non far perdere mai queste tradizioni. E state lavorando proprio sul carnevale, perché ci saranno degli appuntamenti imperdibili. Con Onda TV Bella Sicilia siamo entrati anche nel capannone dove vengono allestiti i carri allegorici, siamo andati a vedere da vicino la preparazione dei costumi. Qui è una lunga tradizione, il carnevale è una grande festa. Sì, è una festa che coinvolge tutto il paese. Considerate che in passato anche chi abitava al nord, in Svizzera, in Germania, programmava anche le proprie ferie per ritornare a San Piero proprio durante il periodo del carnevale. E adesso anche i ragazzi, magari chi lavora a Milano, a Torino, ritagliano questa settimana proprio per ritornare a San Piero Patti, per passare questi 5 giorni in allegria, in armonia. Gli appuntamenti principali di questo carnevale quali saranno? Allora, a parte le due sfilate che comunque sono appunto gli appuntamenti più importanti, domenica e poi la sfilata del carnevalone che coinvolgerà, come abbiamo detto, un po' di paesi del comprensorio. Poi ci sarà giovedì la festa con gli anziani, il sabato il carnevalino e naturalmente dal giovedì al martedì e il sabato sera si ballerà in due locali, qui la società operaia e il cinecircolo. Quindi ci sarà la sfilata anche il sabato successivo al martedì grasso? Sabato 17, sì. Una sfilata un po' più grande perché ci saranno appunto i paesi dei nebrodi che parteciperanno alla nostra sfilata con i loro carri e i loro gruppi mascherati. Bene, tanti motivi quindi per venire qui a San Piero Patti, uno dei comuni del circuito Bella Sicilia. Siamo in provincia di Messina e quindi vi invitiamo a trascorrere il carnevale con tanto divertimento, tanta allegria, ma soprattutto con le tradizioni che continuano e con il buon cibo, quindi questi maccheroni che potranno essere gustati qui. In tutte le case si preparano questi maccheroni.
Chi può, sì. Chi c'ha la nonna, prepara sì, ancora sì. Questi maccheroni così. Il giovedì o la domenica, proprio il giovedì grasso, si mangiano in quasi tutte le case, oppure anche la domenica. E qui vediamo anche i giovani impegnati, ecco, è bello vedere cioè, i giovani. Questo è il lavoro dei giovani, dei bimbi, io mi ricordo cominciamo così, a stenderli. Stenderli maccheroni. All'inizio a stenderli, poi vanno a provare a farli, sì. Difatti ricordiamo le tavolate di una volta così. Ricordiamo questi momenti sì. Con tanta nostalgia, oggi riproposti per gli amici di Bella Sicilia, Onda TV, Cibo Doc, Vivo Mangiando, Vieni in Sicilia, davvero... Ritornare questo, il cibo proprio fatto in casa. Salutiamo Francesca che ci sta guardando dal Belgio, salutiamo i tantissimi collegati in diretta, salutiamo dalla Germania Pippo. Da Riccione Mimma, tantissimi complimenti, condividete il video. Ecco, magari chi non potrà partecipare al carnevale, magari potrà venire in estate, perché ci sarà forse anche una versione estiva? Sì, sì, sono da 2 anni che si fa un carnevale estivo, e quindi è una manifestazione un po' più in piccolo, però sì, verranno riproposte alcune anche maschere del carnevale invernale. Bene, quindi quanto tempo dovranno restare poi ad asciugare? Il tempo che si fanno, quindi un'oretta ci vuole, secondo con te la pasta, e poi il tempo che vuole la pentola, e quindi poi si buttano giù. E allora, questi sono i maccheroni di nonna Peppina, fatti a mano. Salutiamo Paolo da Messina, ciao. E continuano ad arrivare tantissimi commenti. George dall'Argentina ci sta seguendo su Bella Sicilia, Isabel dal Brasile, John dal Canada. Ecco, abbiamo tanti amici sindaco dall'estero, magari qualcuno può comprare casa qui nel centro storico. Perché ecco. No, abbiamo anche le case a 1 euro, quindi possiamo approfittare per sponsorizzare anche questa nostra iniziativa, che è quella delle case a 1 euro nel centro storico. Vi aspettiamo allora qui, in questa terra fantastica, vi aspettiamo in Sicilia, amici. Noi facciamo riposare questi maccheroni e poi concluderemo questa giornata, quindi con il piatto finito. Voi intanto fateci sapere se avete provato i maccheroni fatti a mano, se avete avuto la possibilità, la fortuna di gustarli. Abbiamo visto che è facile, presto ci sarà anche un video, quindi in pagina il video completo con la preparazione di questi maccheroni. Esatto Daniele, prossimamente tutti i passaggi, dall'inizio, dalle fasi preliminari e propedeutiche della preparazione di questi maccheroni come una volta, al prodotto finito, quindi continuate a seguirci.